Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo Get Ready With Me. Oggi ci truccheremo con i trucchi di SheGlam. Proveremo delle novità. Prima fra tutti, ragazzi, i correttori. Chi meglio di me può farvi vedere se effettivamente funzionano con le mie super occhiaie scure? La curiosità è tanta, quindi direi di iniziare subito. Faremo proprio una full face. Partiamo proprio da loro, i correttori. Io ho scelto due tonalità, Nude e Acorn. Una che va un pochino più nell'aranciato e l'altra invece più sul giallo, che mi servirà per andare ad illuminare la zona. Parto dalla tonalità più aranciata, sopra ha un puff, come potete vedere, che si gira sotto così e si fa fuoriuscire il prodotto. Questa, la Nude, ha un sottotono un pochino più aranciato. Applico il prodotto sia sotto che sopra. Lo stendo con la spugnetta, questa è sempre di SheGlam, a UFO. Ed è perfetto, sembra tipo io in questo momento, questo UFO. Eccoci qua, questa è la parte correttiva, quindi sono andata a mettere un correttore più aranciato per coprire l'occhiaia, che è bella scura. Dopo applicherò questo, che è un pochino più giallo, per andare ad illuminare la zona. Vado a fare la stessa cosa dall'altro occhio. Wow, che differenza! Adesso vado a mettere il fondotinta. Questo è nella tonalità Sand, lo utilizzo già da un po' di tempo. Mi piace. Ho abbondato un po' con il prodotto, ma effettivamente ne bastava anche meno, perché come avete visto è super pigmentato. Tolgo un po' di eccesso del fondotinta dalle labbra, perché vado a mettere un lip oil per tenere le labbra un po' più idratate, perché dopo vorrei assolutamente provare una tinta labbra. Questo ha un mega scovolone e profuma tantissimo di ciliegia, ma è enorme. Utilizzo una tonalità più gialla adesso per andare ad illuminare la zona. Direi che ha fatto egregiamente il suo lavoro e adesso veniamo alla mia parte preferita, che è il baking. Vado ad utilizzare sul resto del viso questa cipria. Questa cipria è molto particolare perché, come potete vedere, è in polvere libera, ma una volta applicata, sentite la pelle? Totalmente bagnata, ha un'azione idratante. Poi quando la proverete sicuramente capirete la sensazione. Ti dà questo effetto tipo bagnato sul viso, quindi fa questa azione idratante e poi dopo un po', dopo che l'avete finita di picchiettare, pochi secondi, tipo una ventina di secondi, inizia a mattificarsi. Questa è ottima per i ritocchi, tipo anche da portare in giro, così ti idrata allo stesso tempo, ma poi ti va a settare, a mattificare. Quindi questo evita anche l'effetto, quello lì sgranato, diciamo così, che poi potete ottenere sulla pelle andando a mettere tipo troppa cipria quando siete fuori casa. Ho qui due matite, una della collezione, quella lì per Frida Kahlo, molto particolare, questa la voglio conservare per un prossimo video. Adesso andrò ad utilizzare questo prodotto per le sopracciglia, che ha da una parte il pennellino e dall'altra parte la micro punta. Questa punta qui è molto rigida e quindi anche facile da lavorare. Prendere il lato del pennellino per lavorare questa zona qui. Passiamo alla mia parte preferita, che è il make-up occhi. Ho qui due palette. Diciamo che tra le due mi ha più incuriosita questa, la forma di un puzzle, ed è una palette sui toni del nude. Le palette nude sono quelle da avere, con questa ci puoi fare tantissimi look, sia quelli da giorno che quelli da sera. Vado a prendere inizialmente questo colore. Con un pennello pulito vado a sfumare gli eccessi, questi qui verso la fine. Pennello d'applicazione, utilizzerò sempre lo stesso colore, ma lo metterò all'angolo qui interno dell'occhio. Questo è il colore che ho utilizzato io adesso. Adesso prendo questo colore più scuro, lo miscelo insieme a questo e vado ad intensificare la parte esterna qui. Questa sfumatura mi piace tantissimo. Adesso applico un altro prodotto, che è questo duo, che da un lato ha questa zona che potete utilizzare anche come base, e dall'altro lato questa punta. Prendo un pennello molto piccolo da precisione e vado a fare un eyeliner con questo prodotto. Prendo il colore, questo qui più scuro, ho messo anche un ombretto per andare a settare il prodotto in crema e per continuare con l'eyeliner. Questa cosa che adesso andrò a fare io vi consiglio di farla prima, ma io ero indecisa se utilizzare o meno il prodotto per fare tipo l'eyeliner, quindi adesso vado a prendere un pochino di correttore su un pennellino, lo applico nella parte
parte centrale della palpebra e andrò ad utilizzare questo shimmer qui. Lo prelevo direttamente con il polpastrello, poppatello. Adesso vado ad aggiustare un pochino le zone, quindi sia l'eyeliner qui che verso la fine e l'inizio dell'occhio. Ho fatto la stessa cosa anche dall'altro occhio, ho messo la matita nera e poi sono andata a sfumare sempre con lo stesso marroncino che ho utilizzato verso la fine. Adesso è l'ora del mascara, questo è super waterproof. Ha due scovolini, uno, eccolo qui, e quest'altro lato. Utilizzo prima questo scovolino che mi serve per andare a dividere bene 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 tutte le ciglia. Questo mascara è uno dei loro best seller. Allora, io ho provato sia questo che l'altro che va via solo con acqua, ma sono proprio due formule diverse. Questo è super waterproof. Io per togliere questo alla perfezione utilizzo un burro struccante, di solito quello di Elemis o quello di Clinique, perché con lo struccante bifasico si va via, ma a fatica, cioè questo è proprio super waterproof. Come ultima passata riprendo questo scovolino qui che me le va a dividere un altro po', perché l'altro me l'aveva più incurvate. Passiamo al viso, adesso utilizzerò tre dei loro prodotti, questi in crema. Questo è un prodotto per il contour, la colorazione che sto utilizzando io è Golden Sun. Vi consiglio di fare uno step alla volta, anche questi sono super pigmentati e se non li stendete velocemente c'è il rischio che poi rimangano a chiazze. Mettete poco prodotto alla volta, magari poi ve lo andate piano piano a stratificare, perché sennò appena si secca poi rimane a chiazze e non si sfuma più bene. Ho tolto il lip oil perché le labbra si sono comunque belle idratate e adesso vado a prendere quest'altro prodotto per il viso, è un blush dai toni rosati. E adesso andrò ad utilizzare questo illuminante qui, questo si chiama Pink Opal, metto tre goccine, se vi piace il bling bling, tre goccine così sono molto sufficienti, se no tipo anche una, due possono bastare. Io questo per esempio lo sfumo con un pennellino piccolo. Questo fa proprio bling bling. Adesso un altro step che adoro, le labbra. Ho qui due cose. Allora, questo cofanetto qui di Harry Potter. Guardate che meraviglia, questo lip gloss set. Sono un amante di Harry Potter, ho letto tutti i libri di Harry Potter, ho visto anche praticamente tutti i film. Ho contagiato anche mio marito con la magia di Harry Potter, quindi questo lo poso qui. E adesso prendo questo prodotto qui per le labbra, un colore meraviglioso, che si chiama Hike K. Anche questo è un pochino magico. Adesso lo applichiamo e poi vi faccio vedere perché. Durante l'applicazione sembra un normale rossetto in crema, ma questo diventa proprio come una tinta. Infatti, mentre sto parlando, penso che già si noti dalla fotocamera, sta iniziando a mattificarsi sempre di più. Quindi adesso aspettiamo un minutino e vi faccio vedere proprio il risultato effettivo. Questo è il risultato finale di questo rossetto, vedete, è super matte. Secondo me così il make-up è perfetto, però la mia opinione è fino a una certa, perché io la passione per le tinte, i rossetti totalmente matte. Ma non posso non provare il lip set, questo qui di Harry Potter. Abbiamo quattro pozioni magiche qui dentro, di vari colori. Allora, oro, verde, questo rosso barra fucsia e questo viola. Ispirata alla luce un po' più violetta che c'è dietro di me, ho deciso di prendere questo viola. Visto così, secondo me fa anche un effetto bello specchio sulle labbra. Non ci resta che provare. Questo è l'effetto del gloss, molto specchiato. Fa tipo effetto specchio. Cioè ragazzi, visto così adesso non saprei scegliere. Infatti fatemi sapere nei commenti, secondo voi era meglio il risultato soltanto con il rossetto matte o con l'aggiunta di questo lip gloss effetto specchiato? Forse la mia preferenza va un altro po' verso il matte, però diciamo che anche questo effetto è molto bello, perché poi essendo così lucido
fa sembrare anche le labbra molto più rimpolpate. Spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Allora, devo dare un voto molto alto ai correttori. Ho provato diverse cose, quindi fatemi sapere anche un po' la vostra opinione. Però se vi devo dare la mia sul correttore, cioè ragazzi, ha fatto un lavoro meraviglioso. Sono prodotti che costano poco. Io, per coprire le mie occhiaie, lo sapete se mi seguite da un po' di tempo, ci ho sempre sborsato una marea di soldi, a partire dai correttori di Tarte, Cipri, di Laura Mercier, insomma ci spendo un botto. Cioè, io le mie occhiaie le vedo totalmente coperte. Vi mando come sempre un grosso bacio, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.